Questo è il quarto anno, il ricordo di Melvin, che la città di Palermo ha voluto dare un segnale forte alla mia famiglia Vitraia. Per quanto riguarda Melvin, l'abbiamo perso 4 anni fa in un bruttissimo incidente a Palermo e quindi giocava a pallone e a questo punto la federazione FIGC Italiano Gioco Calcio e la LND regionale hanno valutato bene e hanno cercato in qualche modo di dare un segnale da 4 anni a questo evento di Melvin, di premio Fair Play a nome di Melvin. Visto che Melvin era un studente di terzo anno giurisprudenza, quest'anno hanno collaborato anche l'Università di Palermo, hanno collaborato anche il liceo classico L'Umberto I, dove che Melvin era studente al liceo classico All'Umberto. Con questa occasione noi premiamo, diamo il premio Fair Play alla squadra della categoria Juniores che appunto si è meglio comportata durante il campionato. È un gesto simbolico, ma che rinnoviamo ogni anno con grande, perché con grande importanza, insomma, essendo la marginalità uno dei temi e l'inclusione uno dei temi di questa manifestazione, abbiamo scelto una rappresentativa del territorio madonita e poi per celebrare la memoria di Melvin e la squadra della sua comunità, e come avviene ogni anno, e poi il Bagheria Città delle Ville, che è proprio la società che ha vinto il premio Fair Play. Il calcio, ma lo sport in genere, è un fattore formativo della nostra società che deve orientare i comportamenti quotidiani. E partecipiamo con questo spirito all'organizzazione di questo memorial, perché nel ricordo di un ragazzo che era un esempio di vita cerchiamo di affermare i principi che devono contraddistinguere anche quelli dello sport, uno sport che deve essere sempre sociale, che deve creare occasioni di sport in un momento in cui è difficile esercitare l'attività sportiva da parte di famiglie che hanno difficoltà. Per quanto riguarda questo memorial di Melvin, abbiamo fortemente voluto l'adesione di queste società, ovvero la Ludos, che è la vincente del campionato regionale di Serie C a 11 siciliano, e poi abbiamo unito le squadre della Don Carlo Misilmeri e il Marsala Calcio per far sì che fosse una giornata di divertimento per ricordare appunto il nostro amico Melvin. Come ogni anno ricordiamo Melvin, lo ricordiamo con un inno alla vita, allo sport, con questo campionato, chiamiamolo così, con questa certamente straordinaria partecipazione, e ricordiamo uno splendido ragazzo palermitano mauriziano che è nel cuore di tutti noi, e ci abbracciamo ai suoi familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, l'hanno apprezzato e lo hanno stimato. Una memoria che vivifica un esempio, un sacrificio, una perdita, ma al tempo stesso genera momenti importanti di confronto, di integrazione, di attenzione a quella grande palestra educativa che è lo sport.